Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai cadere nell'illegalità. Pronti per il PlayStation Showcase di questa sera? Noi ci vedremo in live a partire dalle 21.30 e oggi in questo TG Poro faremo un po' il punto della situazione su quello che possiamo aspettarci da questa conferenza Sony e inoltre parleremo anche di un ritorno inaspettato. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, basta anche solo un like per fare la differenza, quindi do it for Poro! Poi, se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Se vi interessa, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Prima di lanciarci in speculazioni e prediction, qualche notizia al volo. Sono uscite le prime recensioni di WarioWare e le ottime impressioni della demo sono state sostanzialmente confermate. Il ritorno in grande stile dei microgiochi ha colpito nel segno e Get It Together è stato promosso a pieni voti dalla critica. C'è addirittura chi si è spinto a definirlo il miglior WarioWare di sempre, un gioco ricco di contenuti sia single player che multi, in grado di reinventare la formula base grazie all'introduzione dei personaggi e delle loro particolari abilità. Io ero già stato convinto dalla demo e ho preordinato WarioWare ad occhi chiusi. Voi poracci darete una chance al buon Wario? Passiamo a una piccola segnalazione poraccia. Ubisoft sta regalando Far Cry 3 per PC. Tutti gli utenti Ubisoft Connect potranno riscattare una copia gratuita del gioco tramite la piattaforma Ubisoft. L'offerta sarà valida fino alle 7.30 del mattino dell'11 settembre. Un'ottima iniziativa che, insieme all'annuncio che l'upgrade Next Gen per Far Cry 6 sarà gratuito, rende questa settimana speciale per tutti gli appassionati dell'FPS Open World. Avete presente quando sulla fiducia paragonavamo Nickelodeon All-Stars Brawl a Smash? Beh, ora che sono usciti i primi video di gameplay e possiamo ammirare i match nella loro interezza, direi che ci avevamo preso abbastanza. Il gameplay è identico, spiccicato a Ultimate e sia chiaro, non è affatto un problema, anzi ben venga. L'unica cosa che un po' fa storcere il naso è il comparto sonoro. Non solo i personaggi non sono stati doppiati, ma rimangono muti tutto il tempo, anche quando vengono colpiti. Speriamo gli sviluppatori correggano il tiro su questo aspetto, perché secondo me All-Stars Brawl ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo clone di Smash. Ma passiamo alle prediction per lo showcase di questa sera. E direi di darci anche una mossa, perché sennò finisce che il video lo pubblico dopo l'evento. Quindi, su. Di ufficiale non c'è ancora nulla, se non che di sicuro non vedremo nulla riguardo del PSVR 2. E nonostante non sia mai una buona idea farsi prendere dall'hype sfrenato, sapete che c'è? Io da questa serata mi aspetto grandi cose. In fondo l'ultimo showcase, avvenuto proprio lo scorso settembre, aveva regalato uno show pieno di annunci, forse l'ultimo grande spettacolo targato Sony. E con una lineup un po' incerta per la fine 2021 e un relativo silenzio durante il periodo delle E3, mi aspetto un bello scossone in grado di svegliare l'utenza. Quindi, cosa possiamo aspettarci? Partiamo dalla fine, ormai è un non segreto, un po' come la presenza di Breath of the Wild 2 alle 3 di Nintendo. Sony chiuderà sicuramente con God of War Ragnarok, il secondo capitolo del reboot della serie iniziato nel 2018. Con un'uscita prevista nel 2022, quindi non così lontana, bisogna liberarsi dalla maledizione del logo teaser, altrimenti si fa la fine di Metroid Prime 4. Cosa verrà mostrato? Un trailer in CGI? Solo il titolo definitivo? O magari anche del gameplay. Staremo a vedere. Sempre per rimanere in zona first party, i 40 minuti di presentazione ospiteranno sicuramente altri due titoli attesissimi per il 2022 di PlayStation, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, che ricordiamo saranno entrambi cross-gen, quindi disponibili sia su PS4 che su PS5. Sappiamo poi che Naughty Dog sta lavorando su un titolo multiplayer standalone e molti pensano possa trattarsi dell'espansione Factions di The Last of Us Parte 2, inizialmente prevista come parte integrante dell'esperienza, ma poi abbandonata per favorire lo sviluppo della campagna single player. Chissà, magari in questo showcase potremmo avere un primo sguardo sul nuovo esperimento multiplayer di Naughty Dog. Sconfinando nei rumor, c'è chi parla tanto di un possibile reboot di Infamous, serie che latita dal lontano 2014. La produzione di Sucker Punch potrebbe giovare enormemente dalle capacità hardware della nuova console Sony e sarei molto curioso di vedere un open world concepito nativamente su PS5. Dopo l'incredibile successo di Ghost of Tsushima, mi aspetto grandi cose dal team statunitense. Poi se magari, così, ritirano fuori a sorpresa Sly Cooper...
Passando alle terze parti, do praticamente per certa la presenza di Crash Bandicoot e del tanto vociferato Wumpa League, titolo PvP che sta venendo teaserato ormai da più di un anno. Proprio come per Crash 4 e CTR, sono stati inviati dei gadget a tema a diversi influencer e presto verrà alzato il sipario su questa nuova produzione. Facile ci sia anche una presenza massiccia di Square Enix, che aprì a sorpresa lo scorso showcase svelando a tutto il mondo Final Fantasy XVI. Oltre alla nuova entrata numerata, potrebbe esserci spazio anche per Forspoken, produzione curata dagli autori che si sono occupati dell'affascinante quanto imperfetto 15° episodio. Tanti poi nomi latitanti che potrebbero fare la loro apparizione, da Hogwarts Legacy alla versione PS5 di GTA 5, fino a Ghostwire Tokyo, la nuova produzione di Shinji Mikami e del suo studio Tango Games. Ma se proprio vogliamo lanciarci in speculazioni pindariche, sono due i nomi in ballo che ormai girano da parecchio tempo. Il remake del primo Metal Gear, ad opera di Bluepoint Games, già autori dell'incredibile remake di Demon's Souls, e il reboot di Silent Hill, che secondo le indiscrezioni sarebbe stato affidato da Konami a Bluebird Team, lo studio che ha recentemente confezionato il thriller psicologico The Medium. E poi in chiusura, attenzione perché Sony potrebbe giocarsi il tutto e per tutto dando una sostanziale rinnovata al Plus e al Now, fondendo i due servizi per creare un unico abbonamento in grado di rivaleggiare con l'offerta di Microsoft e del suo Game Pass. Insomma, poracci di carne al fuoco ce n'è tantissima e sarà difficile vedere tutte queste cose in soli 40 minuti di presentazione. Ma anche solo la presenza di una parte di questi nomi potrebbe regalare uno show dal grandissimo impatto. L'appuntamento è per le 21:30, non mancate! Qualche video fa avevamo parlato della revisione di PS5 commercializzata in Australia e in Giappone che, secondo i primi test, sembrava essere peggiori in termini di raffreddamento rispetto al modello originale. A quanto pare potrebbe non essere così. Secondo recenti test, la nuova revisione di PS5 non sarebbe affatto peggiore di quella originale. Dopo la prova di Austin Evans, che ha lanciato il campanello d'allarme, il meno noto youtuber, Hardware Busters International, ha deciso di fare un'ulteriore prova mettendo a confronto i due modelli di console tramite però misurazioni differenti. Questo nuovo test è stato condotto prendendo in esame la temperatura interna delle componentistiche, fattore che secondo Hardware Busters è l'unico dato rilevante. Ne esce fuori che a fronte di un dissipatore molto più piccolo, la console lavora meglio, abbassando radicalmente la temperatura interna di diversi gradi centigradi. La prova di Evans avrebbe misurato solo il calore in uscita, in effetti maggiore, ma questo non indica necessariamente un dato negativo. Per Hardware Busters significa che la console lavora meglio, abbassando le temperature interne e facendo uscire più calore. Insomma, a parte il fatto che la console ad oggi è ancora praticamente introvabile, tutti i futuri acquirenti di PS5 possono per ora tirare un sospiro di sollievo. Allo stesso prezzo del modello originale non c'è stato nessun downgrade, ma solo un'ottimizzazione del sistema di raffreddamento. E chiudiamo poracci con un nuovo annuncio a sorpresa fatto da Nintendo e Lego. Le due aziende continuano con la loro collaborazione, questa volta con un set sia a tema Mario, ma che si concentra in particolare su un'era particolarmente amata dai giocatori di vecchia data, quella del Nintendo 64. Se c'è un titolo che ha rivoluzionato per sempre il mondo dei videogiochi, beh, quello è sicuramente Super Mario 64 e fa piacere vedere come, nonostante l'anniversario dell'idraulico baffuto sia finito da un pezzo, Nintendo e Lego continuino a proporre dei prodotti pensati per celebrare l'importanza del marchio. Questa volta il set assumerà la forma di un blocco interrogativo piuttosto grande, un cubo di 18 cm per dimensione che si aprirà svelando 4 livelli ispirati a Super Mario 64, il castello di Peach, Bob-omb Battlefield, Cool Cool Mountain e Little Lava Trouble. Ci saranno ben 10 personaggi, tra cui delle genialate come il pinguino e il suo cucciolo, immagino da gettare dalla cima della montagna. Il set includerà oltre 2000 pezzi, supporterà il gioco interattivo con i Mario e Luigi già pubblicati e verrà venduto a un prezzo di $169 a partire dal 1 ottobre. Non so voi, ma a me sembra una vera genialata. Mi piace tantissimo il meccanismo di apertura e l'effetto diorama, che rende perfettamente l'idea degli stage di Super Mario 64. Quasi quasi un mezzo pensiero potrei farcelo. Voi poracci lo acquisterete? E questo poracci era tutto per oggi, almeno per questo video. Noi ci rivediamo questa sera alle 21:30 qua in live su YouTube per seguire assieme il PlayStation Showcase. Mi raccomando, vi voglio belli carichi, stasera si nerda duro insieme. Noi ci vediamo dopo, io sono il Poro Showcase, Michele64,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!